Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Sulla compagna, la gelosia è il movente principale, arrestato 42enne di Castellammare di Stabia. Nuova sfida social, correre in retromarcia, arrestato a Mugnano il pirata della strada. Bradisismo, paura e dubbi dei cittadini, la terra continua a tremare, ma i cittadini, nonostante le rassicurazioni, hanno ancora paura. 12 settembre chiude il Monte Ruscello Fest, 2 giorni di gran successo per il Festival del Food Flegreo. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del TG dedicata all'informazione. Iniziamo dalla cronaca, abbiamo ascoltato infatti dei titoli in anteprima, si parla nuovamente di violenza sulle donne. Un 42enne di Castellammare di Stabia infatti è stato arrestato per violenze ripetute nel tempo ai danni della compagna. Il movente principale sarebbe la gelosia. Ascoltiamo. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un uomo, classe 1981, accusato di aver maltrattato dal 2021 a settembre 2023 la compagna con cui conviveva. La donna, infatti, sarebbe stata oggetto di violenze ripetute e protratte nel tempo, soprattutto dopo un intervento chirurgico per obesità. L'indagato avrebbe più volte aggredito sia fisicamente che verbalmente la donna, rivolgendole epiteti denigratori e umilianti, oltre a controllarla ossessivamente, impossessandosi addirittura del telefono della stessa. L'arrestato, nell'agosto 2023, per motivi di gelosia, avrebbe schiaffeggiato e minacciato di morte la stessa compagna, mentre lo scorso 1 settembre, afferrandola per il collo e storcendole un dito, causandole lesioni personali. Attualmente l'uomo si trova in arresto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale. Si parla di parcheggiatori abusivi a Napoli, di quanto questi ultimi abbiano subito minacce da parte di alcuni clan camorristici per avere il ricavato dei loro proventi. Ascoltiamo i servizi. Chiaia nel terrore, stese, colpi di mitra e minacce contro i parcheggiatori abusivi per ottenere il pizzo. Europa Verde chiede, lo Stato faccia vedere clan chi comanda davvero. La gestione della sosta abusiva frutta ogni anno decine di milioni di euro ai clan. Il quartiere di Chiaia è sotto la morsa dei clan che a colpi di mitra tentano di mettere le mani sul racket dei parcheggiatori abusivi. L'ultimo raid è avvenuto lo scorso 3 settembre alla riviera di Chiaia. Grazie alla ricostruzione della DDA di Napoli sono stati individuati 4 dei 5 dei presunti responsabili materiali di agguati e ronde criminali. 4 fermi mentre caccia al quinto complice in manette, quelli del gruppo Strazzullo. Sono diversi gli episodi presi in esame, ci sono 4 stese consumate soltanto nel mese di luglio tra via Cucca e Vico Santa Maria della Neve, rispettivamente storici presidi dei clan Frizziero e dei Cirella. Proprio a luglio si spara all'altezza uomo contro porte e finestre, il 4, l'8, il 16 ed il 26, ma nessuno denuncia. L'obiettivo è colpire e punire parcheggiatori abusivi che, nell'ottica
camorristica si ostinano a non versare il pizzo nelle mani dei nuovi boss. Una situazione che sta gettando nel terrore un intero quartiere che potrebbe estendersi anche altrove. Prima che persone innocenti possano essere vittime di pallottole vaganti, prima che scappi il morto, il questore e il prefetto devono adottare ogni misura possibile per fermare questa guerra di camorra. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Leggiamo ora la notizia dell'ultima ora dal sito di Napoli Today. Vandali in azione nella stazione della linea 1 di Salvator Rosa a Napoli. Sono stati infatti devastati i pannelli di cartongesso nei corridoi. La denuncia arriva da Giuseppe Alviti, il segretario generale della Federazione Nazionale Lavoratori Italia. Urge un presidio fisso delle forze dell'ordine, dice. Il raid ha interessato nella serata di ieri attorno alle ore 23 la stazione della linea 1 di Salvator Rosa. I vandali hanno infatti distrutto, prima dell'ultima corsa del treno, i muri della stazione a calci e pugni e diversi pannelli in cartongesso. L'ANM ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e dalle prime ricostruzioni sull'accaduto sembra che siano stati dei ragazzini i quali hanno devastato l'intera stazione e sono poi saliti sull'ultimo treno prima del chiudersi per poi dileguarsi. Continuiamo e parliamo nuovamente di Caivano. Infatti quest'oggi è iniziato l'anno scolastico ed il dottor Ciciliano ha fatto visita appunto ai ragazzi per dar loro anche una speranza nonostante il periodo difficile che il Parco Verde, in particolare di Caivano, ha subito in questi mesi. Fabio Ciciliano, commissario straordinario designato dal governo per l'individuazione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale di Caivano, è tornato proprio oggi al Parco Verde. La sua prima visita risale all'8 settembre, pochi giorni dopo la nomina, quando con il ministro dello sport Andrea Bodi ha compiuto un sopralluogo all'interno del centro sportivo Delfinia. Oggi dismesso e abbandonato, destinatario di fondi per la sua riqualificazione e teatro delle violenze sessuali sulle due cuginette di 11 e 12 anni. Già in quell'occasione Ciciliano era stato in visita anche all'Istituto Morano e oggi torna in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2023-2024, ma all'Istituto Comprensivo IC3 del Parco Verde. La designazione di Ciciliano è stata disposta dal governo per la gestione dei fondi, ben 30 milioni di euro già individuati destinati al piano di interventi con l'obiettivo di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile, fenomeni presenti in particolare proprio nel Parco Verde. Il rione di edilizia popolare realizzato nelle periferie nord di Caivano e al confine con la provincia di Caserta è noto per l'asfissiante presenza della criminalità organizzata ed è tornato purtroppo alla ribalta della cronaca quest'estate per le vicende degli abusi sessuali. Ne sono poi seguiti, oltre che l'interesse della magistratura, anche gli appelli al governo e, rispondendo a quello di Don Maurizio Patriciello, la premier Giorgia Meloni si è recata in visita a Caivano e con il governo ha varato una serie di misure. E si parla nuovamente proprio del Parco Verde di Caivano. C'è una sorta di polemica nata appunto tra il parroco ormai noto Don Maurizio Patriciello e il governatore della Campania De Luca, che il nostro presidente della regione dice che a Caivano al Parco Verde lo Stato non c'è, è un'affermazione di una gravità inaudita. Queste appunto le parole di Don Maurizio Patriciello. Un conto e se lo dice un parroco o un cittadino, un altro e se lo dice l'onorevole De Luca. Dobbiamo metterci d'accordo: se lo Stato non c'è, lo Stato deve ritornare, ma se c'è stato detto che non c'è, vuol dire che c'è stato qualche problema in partenza. Tutto il bene che c'è va messo in evidenza, ha aggiunto il parroco, non si mette in discussione, nessuno lo metterà mai in dubbio, ma il bene che c'è Caivano non toglie che abbiamo problemi seri al Parco Verde e quindi appunto nella periferia di Caivano. Patriciello ha poi continuato: ci vuole un esercito di insegnanti elementari, è una grande verità, ci vogliono due eserciti di insegnanti, di assistenti sociali e di persone che aiutino le famiglie in difficoltà. Ma di fronte alla stesa dell'altra notte non ci voleva un insegnante elementare, ci volevano i nostri carabinieri e la nostra
polizia. Quindi appunto, come leggiamo sempre dal Napoli Today, il parroco di Chevano preme in particolar modo sulla presenza delle forze dell'ordine sul territorio appunto di Chevano. Noi continuiamo e parliamo in questo caso dell'arresto che c'è stato nel comune di Mugnano in merito al pirata della strada, che ormai appunto è diventato famoso a seguito di alcuni video virali che sono circolati su pagine social, perché andava, correva in retromarcia proprio appunto sulle strade del comune di Mugnano. Ascoltiamo. Fermato il folle guidatore che andava in retromarcia per Mugnano, patente ritirata e veicolo sequestrato. Ad annunciarlo il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro in un post social. Carissimi concittadini, dice, desidero informarvi che il giovane individuo che in maniera imprudente ha percorso le vie della nostra amata città in retromarcia ad alta velocità è stato denunciato alle autorità competenti. La sicurezza dei nostri concittadini continua è una priorità assoluta e non possiamo tollerare azioni irresponsabili che mettono in pericolo la vita altrui. Grazie ancora alla prontezza e all'efficienza dei carabinieri della stazione di Mugnano, questo individuo è stato portato di fronte alla giustizia. Voglio sottolineare l'importanza di collaborare con le forze dell'ordine e il rispettare le leggi della nostra città. Sono fiducioso, conclude, che i nostri carabinieri continuino a lavorare instancabilmente per garantire la nostra sicurezza ed il nostro benessere. Non passa la mozione di sfiducia contro quindi il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione. Infatti i voti a favore sono maggiori rispetto invece appunto ai voti contro. Ascoltiamo meglio i dettagli nel servizio a seguire. Le opposizioni fanno nuovamente flop. Non passa infatti la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, durante la seduta dello scorso Consiglio Comunale di martedì 12 settembre. La mozione, infatti, aveva solo 7 firmatari e all'appello del Consiglio si è notata l'assenza di Mario Di Bonito, consigliere di Fratelli d'Italia, tra i firmatari della stessa mozione. Anche Ciro Mancino, esponente del Partito Democratico, si è schierato per l'astensionismo. La maggioranza a favore del sindaco Giosi Gerardo Della Ragione si avvia quindi a concludere il mandato, in scadenza giugno 2024, e a questo punto le forze di minoranza dovranno faticare abbastanza per la costruzione di una coalizione alternativa che possa mettere in crisi l'attuale maggioranza. A breve a Napoli la nomina del nuovo procuratore generale, il nome di Nicola Gratteri sarebbe quello maggiormente favorito. Nel giorno della nomina del nuovo procuratore di Napoli, il clima tra i consiglieri del CSM sembra essere più teso che mai, ma nessuno, dopo i 4 voti si sei raccolti nella quinta commissione, si aspetterebbe che qualcuno possa battere Nicola Gratteri. A contendergli il posto per la successione a Giovanni Melillo, arrivato al vertice della Direzione Nazionale Antimafia, battendo lo stesso Gratteri, ci sono il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e l'attuale reggente Rosa Volpe. Il nome di Gratteri è il più gradito, data la sua continuità con il lavoro del predecessore. Chiunque dei 3 farebbe serenamente al Napoli il proprio dovere, ma tra quelli in corso è sicuramente il più indipendente. Si vocifera tra i corridoi del Palazzo dei Marescialli. Ampia e profonda è l'esperienza maturata da Gratteri nel contesto dei fenomeni di criminalità organizzata, sia nella dimensione nazionale che transnazionale. Si legge nelle motivazioni della proposta in suo favore, che sarà presentata in plenum, nella quale si riporta anche la valutazione contenuta nella relazione del procuratore generale di Catanzaro. Adesso dunque bisogna aspettare soltanto la decisione del CSM. Si parla di brasilismo, non cessano infatti le scosse nei campi fregrei che preoccupano i cittadini. Noi siamo scesi in strada per ascoltare proprio i loro principali timori. Comune di Pozzuoli torna a tremare. La scorsa notte infatti c'è stata una scossa di magnitudo 2.9, avvenuta ad una profondità di 2 km, alle ore 4.28 del 12 settembre, con epicentro Solfatara. Siete preoccupati o meno? Siamo preoccupati fino a un certo punto, perché io ho 60 anni. 40 anni fa fui proprio l'apice di queste scosse e ricordo come se è successo ora.
ora ci sono, ma mai come 40 anni fa. Diciamo che ci siamo abituati col blaticismo, ci siamo cresciuti, e ogni 20-30 anni fa questi movimenti, perciò ci siamo abituati. E le istituzioni fanno quel poco che possono, molto poco. Sì, ho molta paura. Io non mi preoccupo perché è stato sempre Pozzuolo, è stato sempre un blaticismo, sempre. E ne ho visto che stavo blaticismo Pozzuolo. La preoccupazione ci ha mappato. Personalmente no. Proprio personalmente dico che è tutta una cosa che deve fare, lo sfogo naturale del vulcano, della caldera dei Campi Flegrei. Andiamo ora in pubblicità. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Parziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul Gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71, o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSM Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco. Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Ben ritrovati, parliamo ora di eventi. Si è concluso infatti ieri il Monte Ruscello Fest. Noi abbiamo ascoltato sia le parole del sindaco Mantoni, ma anche le parole degli organizzatori dell'evento. Ascoltiamo. Giunta al termine la seconda edizione del Monte Ruscello Fest, un evento di beneficenza ideato dalla famiglia Testa del ristorante Punto Nave per raccogliere fondi da destinare al programma Malattie Senza Diagnosi, un progetto unico in Italia supportato dalla Fondazione Teleton, coordinato presso TIGEM. Wow, una seconda serata ricca di emozioni, in realtà
nell'organizzare e prenderci la responsabilità di due serate c'era molta ansia, invece questa sera c'è un riscontro incredibile, siamo tutti carichi. Fatima, tra poco esce il mitico Salda Vinci e insomma c'è una piazza piena, i fornelli accesi, siamo pronti e tutti uniti per la ricerca. Ricordiamo l'obiettivo di questa bellissima festa. Assolutamente, siamo qui tutti uniti per la ricerca e tutto andrà in beneficenza a Telethon, in particolare al TGM di Pozzuoli che ci riempie di orgoglio, alle malattie senza diagnosi. Questo è un evento importante che, come ho definito prima, è un evento diverso dagli altri, perché questo c'è ha duplici protagonisti. Abbiamo da un lato abbiamo un protagonista che è la valorizzazione dei nostri prodotti locali attraverso le migliori eccellenze del mondo dell'enogastronomia. Dall'altra parte il protagonista principale in assoluto è la solidarietà. Ringrazio la Fondazione Telethon, il TGEM, che quotidianamente sono impegnati in questo lavoro. Naturalmente noi siamo impegnati insieme a loro e dovremmo esserlo, che possiamo fare sempre di più con le donazioni. Ricordandoci che tutte queste persone che aspettano di avere che sono senza diagnosi da queste malattie rare, sono tutti figli nostri, quindi dobbiamo e possiamo fare di più. Le serate sono state accompagnate da chef stellati, pizzaioli, pasticceri e professionisti della cucina che hanno accompagnato la serata con le loro creazioni. Un viaggio culinario per riscoprire sapori e materie prime del territorio. Torna a Procida il Procida Film Festival, da quest'anno in una veste totalmente nuova, sotto la direzione artistica del regista e attore Francesco Marioni. L'isola della capitale della cultura 2022 si prepara infatti a 6 giorni di cinema, eventi, incontri, mostre e appuntamenti, da lunedì 18 settembre fino a sabato 23. Tra le meravigliose location di Santa Margherita Nuova e Procida Hall si alterneranno le proiezioni di 20 cortometraggi provenienti da tutto il mondo e dei lungometraggi fuori concorso. Saranno infatti 6 serate di gran cinema presentate dallo stesso Francesco Marioni insieme all'attrice Neva Leoni e alla conduttrice Martina Martorano, con ospiti e premi dedicati ai giovani registi. A giudicare i lavori sarà una giuria d'eccellenza composta da alcuni dei più grandi produttori italiani, come ad esempio Luigi De Laurentiis, l'attrice reduce del successo di LOL Michela Giraud, il casting director Noioso Zotuca, l'attore Francesco Montanari, ai quali si aggiungeranno poi altri nomi del cinema e del mondo della TV. Continuiamo, noi parliamo sempre di eventi, in particolare dell'evento che si terrà quest'oggi alle 16:30 alla sala Ostrichina della Casina, presso la Casina Van Vitelliana al Fusaro, dove verrà presentato Il Sogno di Virgilio. Nel segno di Virgilio, la terza edizione della rassegna Terra Ardente, promossa dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei nell'ambito della sua mission di tutela e valorizzazione di uno straordinario comprensorio naturale storicamente perimetrato dai percorsi virgiliani, progetto realizzato con fondi POC Regione Campania. Il volume e la rassegna, che si snoderà attraverso spettacoli, mostre d'arte contemporanea ed itinerari virgiliani nei suggestivi scenari del Parco Monumentale di Baie Baco nel rione Terra di Pozzuoli, sarà presentata mercoledì 13, ovvero quest'oggi, alle ore 16:30 nel Palazzo dell'Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, dal sindaco di Bacoli della Regione, dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e ancora Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida Francesco Maisso, presidente ente Parco Regionale dei Campi Flegrei Massimo D'Antono, responsabile amministrativo dell'ente parco, e altre istituzioni. Abbiamo una notizia dell'ultima ora, ne abbiamo parlato nel servizio in precedenza della possibile nomina a procuratore generale di Nicola Gratteri. È arrivata appunto la notizia ufficiale, ovvero Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli, lo ha deciso a maggioranza il plenum del CSM. Gratteri, attuale procuratore di Catanzaro, l'ha spuntato sui magistrati Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, e Rosa Volpe, magistrato a Napoli, che sino a pochi mesi fa ha retto l'ufficio inquirente di Napoli come facente funzioni. In suo favore sono stati espressi 19 voti. Noi adesso proseguiamo con le previsioni meteo. Il meteo è offerto da... Thank you.
Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Non ci sono ulteriori informazioni, io come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo l'appuntamento col TG serale alle 19.45. Scegli il risparmio napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli e fai fruttare i tuoi risparmi al 4%,
Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio.